presenti dunque sulle tribune autorità, abbiamo continuato a vedere dei primi piani al centro del campo Nesta e Totti, che dovrebbero anche forse leggere un messaggio di pace prima dell'inizio della gara. Nesta e Totti, due capitani, direi un simbolo importante in un derby così importante. Si parla molto degli stranieri, però poi due capitani delle due squadre romane sono due romani e due giocatori giovanissimi che si sono messi in luce fin da ragazzini, Nesta da una parte, Totti dall'altra. E guarda che io proprio in questi giorni ho letto la squalifica di Foller in Inghilterra per questioni anche indisciplinarie, di fare finta di sniffare l'erba, eccetera eccetera. Il presidente della federazione inglese ha detto che i giocatori hanno un dovere assoluto di fare da esempio ai giovani, e questi sono giocatori che anche entrano in campo con le magliette scritte in favore naturalmente della pace, e naturalmente mandano anche il messaggio. Sono i primi a essere un veicolo di grande pubblicità e di anche messaggio per tutto il mondo, ma anche per i bambini, perché sono i veri protagonisti. Nesta inquadrato, imbattuto nei derby, e questo è naturalmente un punto di orgoglio. Dall'altra parte invece c'è Totti, che paradossalmente al suo contrario nei derby non ha mai vinto, vorrebbe naturalmente interrompere questa serie considerata negativa. Ci sono altri numeri importanti alla vigilia di questa gara: Aldair per esempio, che arriva al 16° derby, record assoluto per uno straniero, si avvicina anche a grandi passi ai record assoluti di presenze nei derby. Ma Aldair anche come presenze in Serie A con la maglia giallorossa sta viaggiando nelle primissime posizioni. Ecco anche Sven-Goran Eriksson, che è stato su tutte e due le panchine, che ora vince su quella della Lazio, così come Zeman è stato sulla panchina della Lazio. Abbiamo detto che visse proprio in panchina, poi però si rifece l'ultima vittoria della Roma, lui era sulla panchina della Lazio, con Mazzone, che fu un gesto indimenticabile il suo, andrò a correre sotto la curva dicendo che lui era il numero uno. Tutto pronto, sarà un derby di grande spettacolo, sarà interessante vedere subito anche come si schiereranno tatticamente le due squadre. La Roma parte con il 4-3-3, con Galtieri naturalmente che gioca largo sull'esterno, lo vedremo credo rientrare molto invece quando la Lazio passa in possesso palla, come sta facendo già in questo momento. La Lazio prova subito il lancio in profondità, arriva però Konsel. Volevo dire una cosa, Fabio, che i derby, no, moltissimi giocatori sentono molto i derby e naturalmente non riescono tante volte a produrre. Io mi ricordo benissimo Boniferti una volta disse, Giampiero Boniferti, presidente della Juventus e giocatore già della Juventus, disse che lui i derby li abolirebbe sempre, perché era drammatico, era nervoso e molte volte non potevano anche produrre per colpa di questo nervosismo che creava i derby. Ma c'è da dire comunque che può essere nervoso, ma certo a noi regala un grandissimo spettacolo, e così speriamo a tutti i tifosi che sono a casa. Possibilità per la Roma sulla fascia sinistra, uno contro uno di Di Francesco, cerca di mantenere possesso palla, va giù sull'attacco di Nesta, tutto regolare, allora può ripartire subito la Lazio proprio con Nesta, si gioca subito su ritmi altissimi, pallone all'indietro, prova a salire ancora il capitano della Lazio, il suggerimento profondo buono e giocabile per Nedved, che va in velocità su Cafu, uno contro uno di Nedved, lo ferma però Cafu in fallo laterale, rimessa in gioco e scontro Cafu-Nedved, che comunque si stringono la mano, già effettuata dalla Lazio, il pallone termina in fallo laterale, ci sarà comunque rimessa in gioco per la Roma. Subito per capire dal primo istante quali sono le sensazioni dalle panchine, cominciamo da Stefano De Grandis vicino alla panchina della Lazio, raccontaci la tensione. Grande tensione, grande concentrazione, ovviamente ancora nessun consiglio, troppo presto. Giorgio Borrà vicino alla panchina della Roma. Solito Zeman, sfinge, immobile, non può essere certamente un derby a modificarne l'atteggiamento. All'indietro del vecchio per Totti, che prova a far girare, c'è spazio a sinistra, prova ad aggredire, la Roma si gioca in una bolgia infernale, subito Candelà che ha recuperato dopo l'infortunio nella partita della Roma-Bari, poi Totti, uno contro uno, in area di rigore, Totti prova a mettere in mezzo, facile Marcheggiani, forse c'era stata una deviazione, e allora Luca Marcheggiani ha evitato il calcio d'angolo, è già pronto al rinvio, inquadrato anche Sensi in tribuna, naturalmente per lui è una partita particolarmente importante, sarebbe fondamentale anche per la credibilità della società vincere il derby questa sera. Galtieri che parte da esterno destro, di fatto a centrocampo, messo giù calcio di punizione. Ecco, se buongiorno si vede del mattino, qua se buongiorno si vede della sera, naturalmente è una partita velocissima, iniziata con una grande determinazione, e speriamo che sia così fino alla fine. Prova ancora la Roma in profondità, il suggerimento per Totti, Totti cambia tutto, Galtieri però
si fa anticipare, ha capito tutto Pancaro, che prova a ripartire, va in profondità Salas, forse c'era fuori gioco, poi però sbaglia Aldair in ritardo la segnalazione, ma comunque c'era fuori gioco di Salas, calcio di punizione già battuto, Aldair dentro subito, posizione dubbia di Gautieri, che però in posizione regolare secondo guardalinea, va dentro Gautieri, pallone in mezzo Mihajlovic. Ecco, potete notare che c'è troppa precipitazione in questo momento da parte dei giocatori e non ragionano molto tranquillamente. Ancora adesso scende Cafu. Cafu prova ad andare, due su di lui, lo chiude Almeida, poi interviene con facilità Nedved, il rinvio di Pancaro direttamente in fallo laterale, la Lazio prova ad aspettare la Roma e a rilanciare poi lungo per le due punte. Sì, però c'è una cosa che inizialmente la Roma sta facendo male, non rientrano i suoi giocatori nella propria metà campo, così la Lazio si rilancia subito, penso che sia solo un momento. Mihajlovic, palla ancora sul suo sinistro prodigioso, cerca però il suggerimento centrale, venuto incontro Vieri che sbaglia, allora c'è la possibilità di contropiede per la Roma, Totti, il taglio di Francesco, Totti quasi in zona di tiro, Totti si allunga troppo il pallone, si fa prendere da Mihajlovic, poi Gautieri, c'era fuori gioco. Sai cosa è successo Fabio? Che Totti stava guardando Di Francesco che entrava sulla sinistra, nel momento che ha guardato a sinistra ha allungato la palla. Inquadrato ancora Nedved, c'è calcio di punizione per la Roma, è stato fischiato un gioco pericoloso, palla dentro, posizione regolare di Del Vecchio, arriva prima Marchegiani. Precedentemente c'è stata una grande occasione per la Roma, quella di Totti. Comunque Totti ha avuto l'occasione per tirare in porta, purtroppo per lui, perché non vorrei che facessero degli inganni quello che dico, è allungato il pallone. È rientrato ma è in ritardo Del Vecchio, si è alzata la bandierina, calcio di punizione per la Lazio, per fuori gioco di Del Vecchio, ecco lo schieramento della Roma che vedete è praticamente un 4-4-2, Gautieri torna a coprire la posizione di Nedved, prova però Vieri, l'1-2 con Sala, spalla dentro ancora Vieri, posizione regolare, Consel, prima occasione per la Lazio. E si è fatto male forse, è stato toccato, no, fortunatamente no. Consel rientrato alla grande nella Roma. Palla in profondità per Gautieri, lo ha fermato Pancaro in maniera regolare, allora Zago, dentro per Cafu, prova a bucare centralmente sempre la Lazio, la rimessa laterale affidata a Nedved, ecco l'occasione, grande palla di Salas, Vieri va nello spazio, buca al centro, pallone in area di rigore, guardate Consel, gli prende il tempo, esce a faccia avanti, poi subisce un colpo con il braccio di Vieri, nulla di grave quindi. È la fortuna che il pallone toccando nel terreno si è allungato un pochettino Fabio, e allora ha avvantaggiato in questo caso Consel. Fortuna sempre naturalmente per Consel, ecco, non per fortuna. Vieri. L'ho già spiegato che ti sì, sì. Cose devono capire. Alenicev, palla in profondità, c'è la chiusura però di Nesta. Aldair di testa, attenta la Roma a non cadere nella trappola del fuorigioco, il rinvio ancora di Mihajlovic, poi Cafu che lascia scorrere, arriva Zago, pallone per Consel, ecco il replay dell'occasione precedente, Consel affaccia avanti e poi lo tocca con la mano Vieri, Cafu chiedono due, palla dentro per Gautieri, ha chiuso bene però ancora Pancaro, Almeida, Lazio più corta, Mancini, corridoio centrale, Vieri, Almeida cerca di aprire sulla destra, arriva Candelà di testa, il pallone termina in fallo laterale. Ecco Fabio, possiamo dire che nei primi minuti non c'è una marcazione rigida o stretta sugli uomini, c'è molta libertà, gli uomini sono abbastanza liberi e possono anche scambiare la palla. Ancora una possibilità per Negro che cerca il traversone deviato, un po' di difficoltà per Candelà che va sul piede sinistro, non il suo preferito, poi la Roma esce, Totti aggredito, messo giù, calcio di punizione, fallo su di lui di Almeida che viene richiamato solo verbalmente, si rialza Francesco Totti, importante naturalmente all'inizio della gara mantenere anche saldi i nervi, ha cercato il pallone Almeida anche se è entrato con grande decisione, giusto il calcio di punizione. Zago, sale Candelà, Totti che parte come al solito da sinistra, il taglio centrale Del Vecchio, prova a controllare il pallone, va giù, non c'è fallo. C'è stata una spinta di Mihajlovic ma regolare, cioè cose che succedono moltissimo nelle aree di rigore o fuori dell'area, ha toccato leggermente Del Vecchio nel momento di stoppare il pallone di petto, lui ha perso la possibilità di stopparlo bene. Non arriva Zago, arriva Cafu allora alle sue spalle, cerca Del Vecchio, arriva Nesta in anticipo, c'era fuori gioco, ha lasciato correre guardaline per il vantaggio. Pancaro cerca la fascia, trova Salas, sulla sua verticale va dentro subito Vieri, Salas le finte, uno contro uno, Vieri, Salas ancora, passa, c'è un contatto con Cafu, non protesta Salas che non era riuscito a trovare lo spiraglio giusto, e allora Consel è già pronto a rinviare con i piedi.
palla alta, prova ad arrivare Totti, meglio di lui Nesta, Almeida, Sergio con Seisao, prova ad allungare il portoghese, va ancora con Seisao, lo chiude Di Francesco, sempre con Seisao, Di Francesco su di lui in maniera pulita, allora Candelà ripropone per Totti, sempre largo, le finte di Totti, aggredito da Almeida che non lo molla un secondo, Almeida ancora, c'è rimessa laterale per la Roma, Almeida sempre straordinario quando si tratta di coprire e di mantenere la pressione sull'uomo. Sì, però deve stare molto attento perché la prossima entrata che fa un po' irregolare sicuramente verrà ammonito. Prova a battere lungo Aldair, Gautieri, la Roma manca un po' centralmente nella costruzione della manovra, manca cioè dove dovrebbe esserci Di Biagio. Tommasi sta giocando centrale con Aleinichev un po' fuori dal gioco per adesso sulla fascia centrale di centrocampo. Totti gira di prima, Nesta allarga subito con Seisao, Mancini con Seisao, ricomincia da capo Mihajlovic, Pancaro, c'è spazio, Gautieri va in chiusura da quella parte, la Roma difende con un 4-1-4-1 quasi quando Totti rientra a sinistra, molto a protezione, quindi è una Roma con qualche differenza rispetto a quella zemaniana classica. Sì, sta molto bene dietro sia Zago che Aldair, Cafu non scende molto in questo momento anche perché davanti a lui c'è Gautieri che scende a dare una mano perché sta marcando, praticamente lui torna a dare una mano a marcare anche il net perché non gli dà spazio sulla sinistra. In realtà la Roma si è proposta con Tommasi a fare il perno centrale davanti alla difesa per impedire proprio il gioco di verticalizzazioni che piace tanto a Salas e Vieri. C'è fuori gioco. Calcio di punizione per Marchegiani. Tommasi non ha visto Cafu completamente solo sulla destra, ma aveva visto Totti del Vecchio che andava sulla sinistra e ha approfittato a lanciare di là. E lì giusta la chiamata, giusta la chiamata. Perfettamente in linea la nostra camera. Almeida. Prova a dare in verticale, il pallone è buono per Mancini, zona tiro, prova a destro, alto sopra la traversa, ma aveva visto Consel fuori dai pali, chiede anche una deviazione. Sta litigando Mancini con qualcuno. Con i guardaline perché vorrebbe calcio d'angolo. Sì, però devo dire che la Roma sta concedendo vede Mancini ragione, che tira. Ha forse ragione. Forse ha toccato il fianco di Aldair. Sì, dicevo che la Roma sta concedendo troppo nelle vicinanze dell'area, cioè nella mediana, giocatori molto liberi. Questo comporta che possono andare al tiro. Ancora la verticalizzazione per Vieri che va, lo prende Zago. Cafu poi riesce a tenere il pallone in campo con un grande sforzo. Zago subito in profondità per Gautieri, Mihajlovic sicuro. Ancora Mihajlovic. Sinistro Tommasi. Nesta. Tommasi, le squadre continuano a uscire con la difesa e quindi poi a centrocampo è difficile giocare palloni. Pallone poi per Del Vecchio. Riprende il tempo con Seisao, grande giocata di Conseisao, prova ad accelerare. Per Almeida, arriva la chiusura di Tommasi, pallone giocabile, Marchegiani deve uscire con i piedi. Zago in anticipo. Aleinichev, deve dare un po' di qualità al centrocampo della Roma, perde un brutto pallone, poi però ancora Zago Aldair. Sì, la Roma non riesce a impostare l'azione, stanno facendo troppi lanci lunghi e questo facilita molto la difesa avversaria. Adesso parte in dribbling Totti, ma questa non è la soluzione migliore per la Roma. Devono far girare la palla, devono muoversi di più. Anche perché la Lazio difende, attenzione palla in profondità Marchegiani. Dicevo, la Lazio difende con il 4-4-2 classico, accorcia sul pallone. Infatti. E quindi se il pallone è a sinistra bisogna essere rapidi e farlo girare a destra per sfruttare per esempio Cafu che era libero anche qualche istante fa. Sono molto fermi i giocatori della Roma e vede che trovano difficoltà. Poi questi lanci lunghi così possono solo trovare uno sbaglio della difesa, ma è impossibile quando si trattano di Nesta e Mihajlovic e anche Pancalo che sta molto bene dietro. Lazio molto classica ma sempre molto precisa nella concentrazione, nel tenere le distanze. Palla alta per Tommasi che arriva di testa, c'è Totti che gira di prima, ancora per Del Vecchio, duello consueto con Mihajlovic che lo ferma, Nesta, Pancaro, ma in difficoltà fino adesso la Lazio su queste verticalizzazioni alte della Roma. Un'occasione invece per Vieri, Salas, Almeida, Pancaro, cerca ancora la verticale, trova Cafu, Aleinichev, altro pallone perso, allora Pancaro nel corridoio, Nedved posizione regolare, prova ad andare Nedved, lo contiene un po' Tommasi, poi lo mette giù Cafu, regolare secondo Boriello, intervento del brasiliano,
Allora l'apertura per Totti, di prima per Del Vecchio, campo aperto, prova ad andare Del Vecchio, conclusione in chiusura Mihajlovic, lo salta Del Vecchio in area di rigore, Del Vecchio ancora, Marco! Del Vecchio! 1-0! Un golasso di Del Vecchio! La Roma ha fatto quello che non aveva fatto prima, ha giocato tutto in velocità di prima e ha trafitto la difesa della Lazio. Un super gol di Del Vecchio, ha fintato il tiro e poi ha dribblato e guardate cosa fa, veramente straordinaria la sua, il pensare che era molto più, gestiva molto di più il pallone la Lazio fino a questo momento, Fabio. 15 volte Del Vecchio in questo campionato, il giocatore forse più criticato della Roma, ha avuto anche momenti difficili con la curva, adesso la curva è solo per lui. E pensare, Fabio, che lui in quel momento che ha avanzato, che ha dribblato un giocatore, sembrava che si fosse stato un recupero da parte di un giocatore della Lazio e lui è stato bravissimo a fare, a tirare fortissimo invece di tentare di piazzare. Prova Mancini a rispondere subito, sarà una grande partita. Salas dentro ancora per Mancini, si chiude la Roma. Poi il rinvio, la palla in fallo laterale, 13 minuti e 55 secondi di un derby straordinario. E adesso naturalmente, ecco, vediamo ancora il gol, vedete che tiro micidiale, incredibile. Prova ancora la Lazio, tutta la tribuna in piedi naturalmente, Sensi pazzo di gioia. Pallone per Totti che lo gira, ora la Lazio deve cercare di reagire. Ma la Lazio stava giocando giusto, stava tenendo bene la palla, stava facendo girare il pallone, la Roma non si muoveva molto, ma è capitato una volta, due tocchi precisi in velocità e Del Vecchio è andato in porta. E pensare che un giocatore della Lazio ha tentato di prendere la maglia per la maglia, Del Vecchio non è riuscito, ma dobbiamo dire che è stata un'azione bellissima quella della Lazio. Proteste, dobbiamo anche dire, della Lazio, perché l'azione era partita, mentre vediamo la maglia di Del Vecchio, l'azione era partita con qualche protesta appunto per un presunto fallo. E io vorrei sentire a questo proposito poi Stefano De Grandis, ci sono state reazioni polemiche anche da parte della panchina biancoazzurra, Stefano? Sì, piuttosto polemiche, soprattutto da Ballotta, dall'accompagnatore Manzini, si è alzato anche Eriksson che però non ha detto niente, il quarto uomo poi ha diffidato tutti dal continuare nelle proteste, pena ovviamente la sanzione disciplinare. Giorgio Borà per il gol dalla panchina della Roma. Sì, no, ti segnalo il brevissimo momento di soddisfazione di Zeman che si è subito ricomposto. Attenzione però a Nedved, Giorgio, attenzione a Nedved, palla in calcio d'angolo, vai pure Giorgio. Dicevo, Zeman che si è subito ricomposto, è andato subito anzi a arrabbiarsi con i suoi per la modesta personalità a centrocampo, dice in particolare i suoi di cercare maggiormente Gautieri, evidentemente conta molto sul pendolarismo sulla fascia di questo inserimento a sorpresa. Va Mihajlovic dalla bandierina, dal suo piede, quasi il 50% dei gol della Lazio in questo campionato. Prova ad andare Mihajlovic, palla sul secondo palo, messa fuori da Zago, ora la Roma è tutta all'indietro. La Lazio naturalmente prova ad aggredire. Ha un compito molto difficile Gautieri perché sta correndo dietro a Nedved. Attenzione! Palla in calcio d'angolo, dalla bandierina andrà ancora Mihajlovic, da lì è più pericoloso perché stringe il pallone anche sul primo palo. Tommasi si avvicina, la Roma ha provato in settimana schemi per fronteggiare quelli della Lazio sia su calcio d'angolo che su calcio di punizione, insomma su palla inattiva. Prova ad andare ancora Mihajlovic, grande mucchio in area di rigore. Va Mihajlovic, ha messo fuori Aldair. Certamente questo gol di vantaggio della Roma gli darà molta tranquillità più nel gioco, gli darà molta grinta anche per portare un risultato fino alla fine, ma siamo troppo presto e vedremo delle belle. Sergio Conceição, la palla è uscita prima del tocco di Cafu. E dunque ci sarà rimessa dal fondo per la Roma. L'assistente dell'arbitro è stato molto sicuro di sé, ha alzato subito la bandierina e l'arbitro stava andando per i corner, poi ha guardato lì e ha visto bene. È pronto il rinvio Consel. Ecco il suo rinvio. C'è un fumogeno intanto vicino alla porta di Consel. Gautieri. Alenicev, Gautieri in controtempo, non un grande impatto quello di Alenicev fino adesso sulla gara. Prova a riconquistare il pallone, Di Francesco con un fallo, calcio di punizione. Alenicev sembra un po' stordito. Ha ragione l'arbitro perché Di Francesco è entrato sul piede del giocatore laziale invece di toccare la palla.
C'è Gautiere che sta facendo un compito difficilissimo, è un po' quello che ha fatto Di Livio a Manchester, torna indietro per marcare Nedved. Calcio di punizione di Mihajlovic, poi Tommasi in profondità, Totti aggredito. Calcio di punizione per la Lazio, perché Totti, secondo Borriello, ha fatto ponte, come si dice. Sì, sì, effettivamente. È stato molto bravo l'arbitro, che finora, almeno noi auguriamoci che continui così, sta arbitrando molto bene. Vedete la... Sì, va giù con la schiena, insomma, un po' al limite l'intervento, ma sta la chiamata. Arriva il tiro micidiale di Mihajlovic. Siamo a più di 30 metri, saremo a 35 metri dalla porta. Sì, ma manterrà comunque Mihajlovic. Sì, lì però c'è un tetrico di cose, cioè di velocità, di potenza, di taglio e di precisione. Va Mihajlovic, ecco il suo sinistro, la palla non scende. Questa volta no. Ma da lì la porta è piccola. Sì, ma lui ha colpito la mezza palla dal basso in alto, in modo che il pallone si alzasse e poi scendesse. E lì è stato veramente, ha colpito troppo male, troppo sotto. 19esimo del primo tempo, 1-0 per la Roma, il gol di Del Vecchio. La Lazio ora prova a reagire, la Roma cerca di controllare. Alenicev non arriva di testa, Tommasi in profondità per Gautieri, vince il duello di testa Pancaro, la rimessa laterale per la Roma. Tu pensi che la Roma l'unica cosa che ha fatto è palla a terra, velocità, ha fatto gol, e adesso continua a tirare la palla alta, è chiaro che ha delle difficoltà. Nesta tranquillissimo in area di rigore, poi Nedved. Tommasi prova a tenere alta la pressione, Cafu. Tommasi ancora, cerca un corridoio, non lo trova, chiude Nesta, poi Almeida, gira di prima, possibilità per Mancini, ancora di prima, ha chiesto un po' troppo, poi Aldair sbaglia, Vieri, interviene Caldera a risolvere una situazione intricata. Di testa è andato ancora Gautieri, Mihajlovic, ecco il suo sinistro, Salas, chiuso da Zago, rimessa laterale. Bravissimo Zago a intervenire, anticipando Salas, e c'è sempre Cafu in agguato, spera che un duello tra Gautieri e Nedved, lui sempre lì sull'agguato per partire sulla destra, per involarsi verso l'aria. Con le mani ancora Pancaro, Salas, cerca Vieri, poi il pallone verso il centro, Vieri! Incredibile occasione per la Lazio, palla sopra la traversa ma di un soffio. Incredibile ma vero, perché Salas ha visto benissimo Vieri nel centro dell'area, anche se Consel ha cercato di anticiparlo, potete vedere, non è riuscito, è stato un po' disturbato Vieri in questo colpo di testa, non lascia di essere una grandissima occasione. Grandissima palla di Salas, va altissimo come al solito Vieri. Sembra prendere l'ascensore quando sale lì al centro dell'area, riesce a fare due passi per lo stacco. Totti fermato, ancora la Lazio con Mancini, palla nel corridoio per Vieri, arriva la chiusura di Zago. Candelà. Poi il pallone per Di Francesco, prova Di Francesco a mantenere possesso palla, sempre Almeida, su di lui, vincente. Mihajlovic. La Roma sta concedendo alla Lazio di giocare, di amministrare, eccolo qua. Alenicev, cerca un varco, ancora Alenicev. Sul plus, si ricomincia da capo, Tommasi. Pallone poi in verticale, Gautieri guadagna un calcio di punizione. Io penso che Zeman deve verificare questo nel secondo tempo per lui, per la sua squadra, naturalmente noi facciamo quello che vediamo. Non c'è un uomo nel centrocampo della Roma che mantiene il possesso di palla, che... Ecco, attenzione. Palla buona subito per Cafu, il traversone deviato. Ecco, non c'è nessuno nel centrocampo che amministra il gioco, che fa un po' da playmaker, e questo è molto importante per una squadra, oltretutto che sta in vantaggio. Gautieri ancora dentro per Cafu, uno contro uno, ancora la chiusura di Pancaro, rimessa laterale per la Roma, che con Gautieri e Cafu sta mettendo in mostra una bella fascia destra, meno offensiva rispetto a quella possibile con Paolo Sergio, ma molto attenta. Ancora Gautieri. Chiuso, riparte Mancini. Prova ad aggredirlo Gautieri. Poi anche Totti che guadagna palla su Mancini. Rimessa laterale, questi sono interventi importanti anche perché caricano un po' l'ambiente. Sì, Mancini si è arrabbiato perché ha visto che nessuno dei suoi giocatori si muoveva in fase offensiva e non dettava il pallone. Ancora Mancini prova a alzare il pressing la Roma. Centrale arriva Candelà, Di Francesco. Gira per Alenicev che sembra ora in crescita. Il fuorigioco del vecchio, per questo Alenicev aspetta. Lazio che ha chiuso le due linee, Cafu. Dentro per Totti, Totti cerca ancora Cafu in area di rigore, Cafu! Marchegiani
in verticale, quando la Roma riesce a passare la Lazio è in difficoltà, solo così la Roma è riuscita a mettere in difficoltà la Lazio. Era bellissimo lo scambio tra Cafu e Totti, ma devo dire la verità, Cafu nel momento che ha ricevuto il pallone ha guardato il portiere pensando che uscisse, e allora quello che è un po' disturbato, lui non è riuscito a calciare, ha calciato con la punta del piede e non è riuscito a dare potenza. Aveva cercato il pallonetto per saltare Konsel. 22 minuti e 47 secondi, 1-0 per la Roma. Ecco il replay. Totti inventa come al solito, palla dentro per Cafu, con la punta non riesce ad alzare il pallone. Tanto la Lazio ha recuperato un altro pallone a centrocampo, cerca subito Vieri in profondità, Zago. Cafu. Zeman in piedi vicino alla panchina, continua a dare indicazioni in particolare a Gautieri e chiedo conferma a Giorgio Porrà. Giorgio. Sì, no, e confermo anche quanto ha detto Altafini, c'è Zeman che soffre perché vede la sua squadra che non sa esprimere una buona circolazione di palla, non ha il possesso palla, si arrabbia anche per i ripiegamenti difensivi troppo lenti, comunque invita la difesa a uscire di più, in particolare a Zago, a seguire l'impostazione dei portatori di palla. Totti aveva recuperato un buon pallone, poi ha provato ad inventare, grande l'uscita di Mihajlovic su di lui, ancora Mihajlovic che prova, morbido il sinistro per Salas, la torre, Zago legge. Sta giocando veramente bene Zago, sta coprendo tutte le avanzate della Lazio e in molto difficoltà perché ogni volta, guardate la vecchio. Ruba palla Mihajlovic, uno contro uno, tutti dalla stessa parte, non c'è spazio, arriva come un treno Lenichev, non c'è nessuno al centro, Lenichev deve tenere palla, poi cerca un corridoio, lo trova per Totti in qualche modo, Totti aggredito, va giù, c'è calcio di punizione, neanche i giocatori si erano accorti del fischio dell'arbitro perché si gioca in una vera bolgia. Qui c'è stata una fallo di Mihajlovic, più che altro una ginocchiata dopo, la spinta ha toccato con il piede, con il ginocchio, pronto a battere Cafu. Comincia a diventare un po' preoccupata la difesa della Lazio, perché la Roma sta entrando molto bene sulla fascia destra. Cafu dentro del vecchio, Gautieri, secondo palo di Francesco, dentro Totti, c'è anche Aldair, arriva un fumogeno, Borriello lo deve far togliere naturalmente. La Lazio è tutta nell'area di rigore ad eccezione di Salas, rimane ancora del fumo lì, secondo me può dar fastidio, è pronto ad andare proprio Cafu dentro, secondo palo, facile il colpo di testa, poi la palla ancora all'interno dell'area di rigore, possibilità di contropiede, spinge Vieri. C'è un lungo però. Fabio, c'è un certo nervosismo quasi dalla parte della Roma, eccitazione con la palla ai piedi. E vedi che se trovano sempre difficoltà, buttano via la palla e non c'è, quello che dicevamo prima, non c'è amministrazione. Grande uscita di Zago qui però, Totti nello spazio, è del vecchio in fuorigioco. Del vecchio è sempre in fuorigioco, ha già neutralizzato due o tre azioni della Roma per colpa di andare oltre le linee. Bravo, pallone per Tommasi che riesce a prendere palla, poi Totti ancora dentro, Tommasi va nello spazio, Totti lo cerca, non lo trova, ci sarà rimessa laterale. La Roma sta prendendo molta confidenza, sta prendendo molta sicurezza nel gioco e questo preoccupa un po' la Lazio. Inquadrato Sven-Goran Eriksson che sembra piuttosto teso, anche se nel possesso palla c'è sostanziale equilibrio, quello che lo preoccupa è naturalmente il risultato, 1-0 per la Roma, palla ancora dentro. Direttamente in fallo di fondo, può riorganizzarsi la Lazio. Marchegiani verso Pancaro. Io sono curioso di sapere se Eriksson sta cercando di leggere la gara per dare poi un'interpretazione diversa oppure se è soddisfatto. Stefano De Grandis. È molto teso, ma ti devo dire che non ha dato alcuna indicazione. Si è alzato due volte in piedi in procinto di richiamare qualcuno, poi ha pensato di attendere ancora. Evidentemente non ha detto ancora nulla ai suoi ragazzi. Tra l'altro la Lazio sta giocando tutt'altro che male. Sergio con Seisao prova ad andare ancora, il traversone verso il centro, l'anticipo di Zago, poi Vieri, palla buona, Konsel, altra palla gol per la Lazio, ma l'azione continua, attenzione ancora con Seisao, palla dentro, Zago, poi Totti perde palla, la riconquista, Totti lotta ancora, trova Lenichev, vediamo chi riesce a distendersi in contropiede, prova a farlo Di Francesco nello spazio per Del Vecchio, non c'è un attimo di pausa, riparte subito la Lazio, il pallone ancora sulla fascia destra, prova ad accelerare con Seisao, il contropiede della Lazio, palla dentro, Zago sulla diagonale di passaggio, Giuseppe. Il solito Zago che interviene su tutte le palle pericolose dentro dell'area, ma la Lazio c'ha una grande chiave, giocare su Sergio con Seisao perché è in grande forma e sta creando problemi. Attenzione! Altra possibilità, palla dentro per Vieri che riesce a toccarla, travolgendo anche un avversario, termina in fallo di fondo il pallone.
Ecco, io devo dire questo, che la Lazio deve cercare di attaccare sulla destra, perché Flavio Sergio Conceição è molto in forma e va via molto bene, mentre la sinistra è tutto bloccato. Neve, ecco il colpo di testa, forse è stato di Cafu, ma credo che sia stato comandato anche un calcio di punizione. Sì, sì. Vede, quando c'è un giocatore che sta giocando bene, attenzione a Gautieri che prova una grande giocata, arriva però la chiusura di Mihajlovic, poi Pancaro non tiene, anzi tiene il pallone in campo ma lo servono a Lenišev, ancora Gautieri, si deve girare a destra, triplica la marcatura la Lazio, pallone dentro a Lenišev. Non ha dato rigore, non ha dato rigore perché l'azione è continuata, Lenišev è sbagliato completamente, se si fermava sicuramente c'era rigore, è stato io sono sicuro perché Del Vecchio è stato buttato a terra, però bisogna rivedere il replay, non voglio dire una cosa precisa, se no è, eccolo ecco qua, il replay, ecco Gautieri dentro, la Lazio ha perso una brutta palla sulla sua tre quarti, Pancaro eccesso di sforzo, eccolo qua il piede di Del Vecchio toccato da Marchegiani, io non lo so, vorrei paura di sì. Sai cosa? Ha toccato la palla, vedete che ha toccato la palla e guardate. Però prende la palla e poi piedi, non si muove. Vabbè, io sono un parere, di un altro a casa saranno i 100 pareri diversi. No, io vorrei dire che non so sicuro che. Però sono più propenso a pensare che l'arbitro non ha fischiato il rigore perché l'azione è continuata. In teoria lo poteva dare dopo però. No, sì, la zona continuava, ha sbagliato la in teoria sì, perché non si è concretizzato il vantaggio, la Lazio incassò un altro rigore così l'anno scorso con la Juventus, ci furono peraltro polemiche incredibili anche in quell'occasione. Vediamo comunque Cafu, palla tagliata verso il centro, occasioni comunque José da una parte e dall'altra. Sì, sì, dobbiamo dire che la partita è ricca di avvenimenti, la Roma sta migliorando, non ha l'uomo nel centrocampo tranquillo come deve avere quello che tiene la palla, che detta il gioco, stanno giocando un po' così, un po' alla Carlona, però l'uomo che poteva fare questo è un po' Totti. Ecco Cafu, pallone tagliato, ancora Zago prova a salire, non ce la fa, contiene Mancini, buona giocata di Mancini, poi però ancora l'aggressione su di lui, allora libera sulla destra con Conceição, fallo di Zago, calcio di punizione, chiede scusa a Zago, Conceição cattivo su di lui, Totti lo richiama, primi nervosismi, ecco il replay dell'intervento deciso, se non altro, di Zago su Conceição, la punizione ci sta tutta naturalmente, Conceição poi si arrabbia, evidentemente poi queste partite al di là di quello che si può dire in una settimana si sentono e come. Ecco, io volevo dire, se volevo capire se hanno percepito questa possibilità di attaccare sulla destra, perché Sergio Conceição è quello che ha la chiave della partita dell'altra parte, perché di questa parte Nedved viene neutralizzato da Gautieri che si sacrifica un lavoro veramente difficile. Palla alta, prova ancora a controllarla in qualche modo Vieri, la fa girare proprio per Conceição, Conceição dentro per Vieri, ancora Zago, poi Totti apre subito per Del Vecchio nello spazio contro Mihajlovic, uno contro uno, Mihajlovic lo chiude bene, poi forse fallo di Del Vecchio, protesta Mihajlovic, rinvio di Marchegiani, e l'ha spinto un po', sì, palla ancora per Totti, la Roma parte come forse ci si aspettava che dovesse partire la Lazio, cioè aspetta e poi lancia in profondità Del Vecchio nello spazio. Sì, la Roma deve assolutamente, Zeman deve dire a Totti di mettersi a centrocampo e gestire la palla come stava facendo poco fa, cioè questo è per il bene della sua squadra, e la Lazio deve fare il contrario, deve attaccare sulla destra. Abbiamo visto il fallo su Totti, la Lazio prova a reagire, Zago, palla ancora in profondità, ancora Zago, ancora Zago. Alla calamita Zago oggi. Pancaro, Marchegiani, dopo secondo me un ottimo inizio, la Lazio ha un po' perso tranquillità. Cafu. Ha perso sicurezza, no Fabio? Perché sicuramente stava giocando con una certa tranquillità gestendo i palloni. Ancora Vieri, Aldair, Gautieri. Mette giù il pallone, Gautieri ancora, Lenišev in movimento, Gautieri quasi in sfondamento centrale, poi fallo di Totti, calcio di punizione per la Lazio. Nedved, buona giocata, Sergio Conceição, pronto a partire, uno contro uno su Candelà, lo salta Conceição in area di rigore, va a raddoppio Zago. Conceição non ha spazio per il cross, allora ricomincia, arriva veloce Negro, subito il traversone per Vieri, in due tempi Conceição. Vieri ha toccato Conceição dopo la parata e lo sta guardando un po' ferocemente.
Comunque, l'ho detto, Sergio Conceição è l'uomo che può aprire la difesa della Roma. Marchegiani. La Roma sta cercando molta pressione sui portatori di palla della Lazio, in particolare Mihajlovic. E questo perché le azioni della Lazio partono più o meno tutte da Mihajlovic. Totti. Migliora la Roma, migliora come gioco. Candelà. Totti. Tommasi. Fa girare Gautieri. Arriva Cafu a sostegno. Dentro ancora per Alenichev. Ancora Cafu, messo giù, calcio di punizione. Migliorata la Roma, si vede che l'indicazione di Zema se l'ha data, detenere la palla e farla girare, ha dato il risultato, ammonito. Ammonito Pancaro, credo che l'arbitro abbia fatto una somma tra questo intervento e uno precedente, sì, sempre sulla stessa fascia. Pronto a battere ancora Cafu, corto per Alenichev. Bisogna ripetere tutto. Bello per la Roma perché l'azione era già finita. Ecco l'intervento di Pancaro, deciso, forse l'ha toccato anche il pallone, comunque poi ha sicuramente toccato le gambe dell'avversario. Calcio di punizione, cartellino giallo, va Cafu. Palla morbida, anche troppo facile per la difesa della Lazio. Alenichev. Alenichev, buono il dribbling. Alenichev cerca un lancio morbido, non aggancia del vecchio. Tutti i due giocatori nel raggio di 2 centimetri, uno deve allargarsi se ti possono sperare che la palla sia un po' più lunga. Totti cerca il corridoio, non lo trova, allora prova a ripartire. Mancini, suggerimento centrale per Nedved che cambia passo, calcio di punizione. Di Francesco mette giù l'avversario, viene graziato in questo caso, anche qui poteva starci il cartellino giallo perché era sicuro, perché sull'uomo, sì, sicuro perché è andato nettamente sull'uomo, vedete qua, sì, lo abbraccia vistosamente, sì. Nedved adesso sta cercando di andare verso dall'altra parte perché di questa parte c'è Gautieri che lo marca e è in mezzo tra Alenice e Gautieri, per questo che non ha molto successo. Attenzione ancora al pallone verso il centro, Vieri cerca Salas, in qualche modo riesce a intervenire Cafu che poi spazza lontano. Intenso dialogo tra il quarto uomo e la panchina della Lazio, in particolare mi sembra Manzini, vero Stefano De Grandis? Ce l'aveva in particolare con Ballotta, ha detto lei faccia il portiere, stia seduto. Le proteste della Lazio per la mancata munizione a Di Francesco per fallo da dietro, dopo la munizione a Pancaro invece. Doveva dire allora faccia il portiere in panchina perché lui non sta giocando. Abbiamo rivisto intanto uno dei tanti abbracci in area di rigore, trattenute, giochi tra attaccanti e difensori. Traversone, prova ad arrivare Nedved dalla parte opposta, riesce Nedved con grandissima grinta a conquistare un importante calcio di punizione. Sembrava in netto vantaggio Cafu, Nedved però è riuscito a intervenire. Posso dire ancora una volta, ci sono tantissimi allenatori che stanno sentendo, tantissimi giocatori, perché questi falli inutili di spalla alla porta quando crea una pericolosità, oltretutto perché c'è un Mihajlovic che le punizioni le tira benissimo e anche viene ammonito. Guardate questa punizione, quanti causa ha causato, pericolosità, ammonizioni e naturalmente che non serve a niente. Mettete sulla lavagna così. Di spalla alla porta non si deve fare fallo. Mettiamo un cartello. Calcio di punizione per Mihajlovic, secondo ammonito della gara, Carmine Gautieri. 36esimo, 1-0 per la Roma. Va Mihajlovic come al solito. Palla tagliata sul primo palo, messa fuori. È stato Candelà ad allontanare. Chiede a Tommasi di prendere la sua posizione, la Roma è scoperta a sinistra, Candelà in ritardo sulla copertura, riesce comunque a recuperare in qualche modo, però facilita l'intervento di Negro, con Conceição scivola in controtempo, palla in fallo laterale, ma per un attimo la Roma era scoperta da una parte perché nessuno aveva coperto la posizione di Candelà. Sì, perché nel rilancio stavano per attaccare, hanno sbagliato un passaggio e l'ha rilanciato la Lazio, c'era completamente solo Flavio Conceição, il passaggio è stato troppo lungo, sennò erano dolori sulla destra. La rimessa laterale ancora per la Roma. Va però la Lazio, riconquista palla, allora Almeida. Fa girare Pancaro, non benissimo, Nedved arriva comunque. Poi c'è un contrasto. Pallone termina in fallo laterale, dovrebbe esserci calcio di punizione, credo per la Lazio. Vediamo quali sono le decisioni di Borriello. No, si va con le mani. Nedved. Prova ancora a mettere in mezzo, altra rimessa laterale. E ha messo un bavaglio qua incredibile a Nedved sulla sinistra. Ancora con le mani Nedved, arriva alla chiusura, poi un altro contrasto,
Nedved da terra, ancora palla per Almeida, grande confusione, Cafu. I valori in campo, Fabio, possono creare azioni belle, azioni pericolose ogni momento, perché i giocatori in campo sanno tutto per creare delle condizioni. Sente il momento, la curva nord, i tifosi della Lazio fanno salire il loro incitamento, perché un momento naturalmente importante in chiusura di primo tempo, 1-0 per la Roma. La Lazio ha avuto una fase di appannamento, ora prova di nuovo a uscire, la Roma un po' chiusa dietro, rimessa laterale, Zago di testa, poi il pallone allontanato da Totti, come vecchi tempi, palla nella metà campo sguarnita della Lazio, Marchegiani la lascia scorrere, sarà lui a battere lungo, c'era solo Del Vecchio a dargli fastidio. Marchegiani dalla parte opposta, Cafu, la palla termina in fallo laterale, rimessa in gioco ancora per la Lazio, che non riesce più però a costruire come nei primi minuti. Sì, sì, perché Fabio, la Roma è tornata tutto indietro, non come prima che era molto lunga e non tornava nessuno. Adesso sono mossi tutti, c'è solo Del Vecchio davanti, e forse anche per portare il risultato di vantaggio nel primo tempo, questo è molto importante, perché poi, sai, tra il secondo tempo si può anche aggiustare le cose. Soprattutto la Roma difende praticamente con un 4-4-1-1 con Totti alle spalle di Del Vecchio, che quando la Lazio attacca resta unica punta. Buona palla conquistata da Nesta sul filo del fallo laterale, subito traversone verso Viari, Conse chiama palla, la fa sua in due tempi. Bravissimo, attenzione adesso la Roma in contrattacco. Possibilità di contropiede, però in vantaggio numerico la Lazio, Gautieri prova a spingere ancora. Chiede palla dalla parte opposta Del Vecchio, servito invece Alenichev, cercherà l'uno contro uno per il traversone. Alenichev su Pancaro, uno contro uno di Alenichev. Ecco il traversone con il sinistro morbido per Del Vecchio che va a cercare... No, non era il rigore, fallo, ma il pubblico ha gridato, ma è stato Del Vecchio che ha quasi fatto fallo. È andato proprio a cercare, si è messo davanti e ha aspettato. Sì, ma qui è stata un'ingenuità da parte della Roma, perché essendo in vantaggio con superiorità numerica della Lazio è chiaro che dovevano tenere la palla per dare il respiro alla difesa. Fallo su Sergio Conceição, che sta giocando un'ottima gara, già andato via in un paio di occasioni, questa volta il fallo è di Di Francesco, calcio di punizione per la Lazio, eccolo qui, Sergio Conceição. È l'uomo che deve puntare alla Lazio per scardinare la difesa della Roma, perché sulla sinistra, come ho già detto, ripeto ancora una volta, non c'è molta storia per il Nedved. Nedved ha commesso fallo ai danni di Cafu, ne ha impedito l'anticipo, protesta e anche lui va nella lista dei cattivi, secondo ammonito della Lazio. Un po' di nervosismo comincia, si sta perdendo, sono già 45 minuti, sono 39, manca ancora 5 minuti. Giorgio, però ho visto Zeman chiamare a gran voce Gautieri, vero? Ma Zeman avrebbe bisogno di un time out cestistico per fare una fitta conversazione con Gautieri, sicuramente lo farà negli spogliatoi, perché i due continuano a non capirsi, probabilmente nelle posizioni difensive che deve assumere Gautieri. Poi continua a chiedere alla squadra di giocare palla a terra, ma la squadra non lo segue assolutamente, continua a fare questi lanci lunghi abbastanza improponibili, improduttivi. Prova a salire con il pressing la Lazio, almeno con i due attaccanti, ora anche con il centrocampo, la Roma ancora in profondità, come evidentemente, come ha detto Giorgio Porran, non piace a Zeman, non trovato infatti Del Vecchio. Zago, Cafu, Gautieri, Tommasi, cerca ancora Del Vecchio, il controtempo. Ecco, le palle lunghe che gioca la Roma, tutti inutili, innocue, guarda la Lazio continua a tenere il rapporto. 1-2 di Mancini, buona la lettura di Alenichev, poi possibilità per Totti, va già in movimento Del Vecchio che chiede palla bassa in verticale, Totti resiste a un paio di cariche, poi la palla è buona all'interno dell'area di rigore, toccato di Francesco, calcio di punizione, occhio perché Negro non era ultimo uomo, ammonito anche Negro. È stato fortunato perché era in linea con Mihajlovic, perché sennò sicuramente sarebbe stato espulso. Poi la palla forse era un po' a uscire, c'è cioè il solito discorso del cono, deve essere nel cono verso la porta. Io non riesco a capire, ecco, vediamo l'azione. Però lo tocca, da qua non possiamo capire se fosse l'ultimo uomo. Diciamo, non riesco a capire che la Roma, quando parte con la palla ai piedi, il raso terra, e si muovono tutti i giocatori, crea delle grosse pericole alla Lazio. Invece continua a buttare via la palla alta e la difesa respinge. Totti aggiusta il pallone sulla sua mattonella. Lui va di interno destro, lui è uno dei pochi da lì che può colpire sul primo palo, quello coperto dalla barriera, ne vede solo uno spicchio di porta, Marchegiani piazza infatti la barriera con grande cura perché lo sa, l'area di rigore è intasata,
la barriera tiene molto bene la distanza, non si sono avvicinati. Pronto ad andare Totti, eccolo il pallone deviato, alto sopra la traversa, c'è calcio d'angolo, è andato da quella parte. Si dispera Totti perché la palla era giusta, stava, se non tocca la barriera sicuramente andava dove voleva lui, eccolo qua, stava andando. Eh sì, chiudeva sul palo giusto, su quello coperto dalla barriera. La spalla di Vieri è stata salvata l'occasione. Totti corto, chiede l'1-2, palla di ritorno, subito di prima, Totti, palla tagliata, secondo palo! Tomma e le Kern, è ancora del vecchio nel mucchio! 2-0! E sta diventando il mattatore della partita del vecchio, come Dino Costa di tanti anni fa nei derby Roma-Lazio, è il giocatore che segnava tantissimi gol. Del vecchio, era un gol difficile ma è stato bellissimo il cross, il corner della Roma, perché in due tempi, e poi Del vecchio ha toccato proprio vicino al palo, un gol difficilissimo. Erano andati in due se non sbaglio, vediamo un po'. Tommasi non arrivano, poi Del Vecchio solo appostato, mette dentro il pallone, ma che palla ha dato Totti che è morta dentro l'angolo. Incredibile, ha scavalcato tutti, ha pennellato, secondo me possiamo chiamarlo questa sera Michelangelo, va. Michelangelo Totti. Eccolo il destro di Del Vecchio, 2-0, secondo me Del Vecchio in discussione con la curva, no, con la curva sud non sarà mai più. Dopo due gol in un derby così importante. Eh sì, perché attenzione ad Almeida, palla dentro, Consel sicuro, voglio sentire le panchine, cominciamo dalla Lazio, Stefano De Grandis. Ma ovviamente grande gelo, grande tensione, ma nessuna dichiarazione, nessun avvertimento ai propri giocatori. Eriksson adesso è in piedi, attonito, soltanto una bottiglietta d'acqua volata verso qui l'agente del servizio medico, così evidentemente come rabbia per il secondo gol subito. Ci regala un'immagine da promo televisivo Marco Del Vecchio, ora è un coro unico dei tifosi giallorossi, 2-0 per la Roma, la fine quasi del primo tempo, siamo nell'ultimo giro di orologio, certo era un risultato inatteso. Prima 16, sentiamo Giorgio Borrà, perché la panchina della Roma sta vivendo un momento incredibile. Giorgio Borrà. Sì, non c'è dubbio, ma come di consueto soddisfazione contenuta da parte di Zeman, che però almeno stavolta non è andato subito a redarguire i suoi per qualche posizione sbagliata, lo sta facendo in questo momento, però continua a dire di dare la palla di prima e di migliorare la circolazione. Ecco, dicevo Fabio che a Roma bastava che un giocatore non giocasse tutto l'anno, facesse un gol o vincesse un derby, entrava nella storia. Io penso che Del Vecchio ha fatto tantissimi gol, il pubblico non aveva un rapporto col pubblico, dopo questi due gol, hai detto anche tu, penso che entrerà nella storia. 2 minuti di recupero concessi, 4° gol nei derby per Del Vecchio in campionato. Consel aggredito, se la cava, Vieri provava a spingere, poi con Seisao dalla parte opposta, messo giù con Seisao, calcio di punizione, intervento da dietro, ci sarà ammonizione forse anche per Totti. No, forse no, perché lui è entrato, si vede, è scivolato e ha colpito l'avversario. Si spiega infatti con il direttore di gara, infatti lui vede che lui non ha fatto un'entrata, ha provato a evitarlo, poi l'ha preso, però. Sì, fallo c'era, però non è fatto un'entrata da cattivo. E l'arbitro ha considerato, guardate la gioia dei giocatori della Roma, ecco. Bacia la fede anche lui, come fa Janke, un giocatore del Bayern di Monaco. Bacia la fede perché ha avuto anche calcio di punizione, tensione però, un'altra possibilità per il sinistro di Mihajlovic che non fa male, poi Del Vecchio svirgola, rilancia quasi il contropiede di Vieri, grande aggancio il suo, prova a girarsi Vieri. Ancora Vieri, chiedono due, palla fuori per Mancini, il corridoio, palla dentro, ancora Salas, Consel, Vieri, Consel! Ha sbagliato un clamoroso gol a Lazio, ma è stato brillante, fenomenale l'azione della preparazione del gol. Avete visto, Sala ha calciato malissimo, poi è stato toccato e Consel non ha avuto molta difficoltà nel parare. Dobbiamo dire che la geometria della Lazio, che l'abilità nel sbarcare Sala, guardate qua, bravissimo Mancini, 10 lodi, e qui ha tirato male. Ha tirato male, ma Consel non va mai giù prima, No. Grandissimo portiere Consel, spesso quest'anno dopo l'infortunio discusso, e il perché francamente resta un mistero, Consel miglior portiere della scorsa stagione, grande portiere, come grande portiere naturalmente quello della Lazio Luca Marcheggiani, tornato in nazionale recentemente
a 7 anni dalla prima convocazione. C'è stato poi uno scontro con Vieri che provava ad arrivare sul pallone e invece ha toccato la mano dell'avversario. Ecco il replay, Salas ha tirato male effettivamente. Sì, però l'azione della Lazio, la preparazione del passaggio di Mancini finale per Sala, Salas è stato veramente fantastico, ha pennellato Mancini, una grande occasione, la Lazio accorciando le distanze poteva andare a riposo con più tranquillità. Tommasi con questa palla poi cerca dentro Alenichev la chiusura di Pancaro che ripropone subito in profondità. Vieri di forza, Aldair su di lui, poi torna Cafu. Ancora Cafu, il rinvio facile per Almeida, pronto al traversone, cerca Salas, Zago lascia scorrere, Candela mette fuori. Alenichev, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo, finisce 2-0 per la Roma il primo tempo. Si sta scaldando a bordo campo Attilio Lombardo, sono rientrati però tutti e 11 i giocatori della Lazio, dunque per il momento nessuna sostituzione. C'è Stefano Legrandis lì accanto, credo che la sostituzione più probabile sia Nedved fuori con Seisao a sinistra e Lombardo a destra. È così Stefano secondo te? Seguendo quello che è successo nel campionato della Lazio finora sì, nel senso anche perché con Seisao ha dimostrato di saper giocare molto bene a sinistra quando Stankovic si è piazzato sulla destra. Questa volta Stankovic non c'è, quindi potrebbe essere, come dici tu, la sostituzione classica con l'ingresso di Lombardo. Per dare un po' più di spinta sulle fasce dove la Lazio in genere riesce a creare gioco e dove oggi invece la Roma l'ha frenata con uno schieramento, se vogliamo, anche diverso rispetto a quello abituale. La Roma che prova a partire, Di Francesco dentro per Totti che fa girare il pallone, Candelà, Totti, spazio centrale, Tommasi chiuso però. Allora Vieri, Salas, Vieri nello spazio, Salas accelera, prova a servire sempre con Seisao, chiede 1-2, palla dentro, Mancini la allunga, Aldair in chiusura, Mancini arriva a mettere in mezzo, è arrivato il raddoppio, la chiusura, allora Di Francesco. Totti prova ad aprire, arriva facile però Pancaro, c'è l'aggressione su di lui, Pancaro mantiene la calma, rimessa laterale ancora per la Lazio. Ancora in profondità il suggerimento per Alenichev. Prova a spingere Cafu, c'è movimento sulla fascia, fallo su Cafu. Se una pelota sta scaldando anche Boxic, poi da probabilmente Ericsson vorrà fare due sostituzioni. Stefano De Grandis da bordo campo, forse ne sa di più. Esattamente, perché sapete che è stato lasciato fuori Stankovic proprio per permettere l'ultima mezz'ora a Boxic, quindi Boxic si sta scaldando anche se probabilmente sarà il secondo ad entrare in campo. Chissà se proverà i tre attaccanti Ericsson. Adesso il punteggio, palla che viene fatta girare da Vieri, Vieri in profondità, poi il pallone per Salas, Salas viene chiuso, Aldair all'indietro, Consel con i piedi in profondità per Gautieri che si gira, chiuso però, ha iniziato aggressiva la Lazio, Roma invece un po' distratta nei primi disimpegni difensivi, prova ad andare ancora Pancaro, Zago, altra palla però facile per il centrocampo della Lazio che ripropone con Mihajlovic, Nedved dentro, il pallone è tenuto in campo in maniera quasi miracolosa. Allora ancora Mihajlovic che cambia tutto per Almeida. Ecco il pallone per Conceição, gli prende il tempo Candelà, buono il suo stacco di testa. Ancora Negro però, Roma Guardinga in attesa e direi decisamente con il 4-4-2, il casomai il terzo a centrocampo lo fa Gautieri e Alenichev va a fare un po' la terza punta, però è quasi un 4-4-2. Beh, sicuramente una squadra che sta vincendo 2-0 non fa altro che deve aspettare la squadra avversaria che si muova e questa è una delle ragioni per colpire poi i contropiedi. E infatti vedi che c'è del vecchio Totti in avanti e Gautieri indietro, però è ritirato un po' di più la Roma indietro. Rimessa in gioco per la Roma che naturalmente cercherà un po' di addormentare la gara visto il vantaggio. Palla viene fermata dal direttore di gara, calcio di punizione, fallo di Pancaro. Bravissimo l'arbitro finora, è stato veramente perfetto nei suoi interventi, anche perché dobbiamo dire che le squadre in campo lo hanno aiutato moltissimo. Derby molto corretto fino adesso. Aldair per Candelà. Palla ancora morbida di Candelà, Di Francesco in controtempo, Nesta. Grande uscita di Nessa, non benissimo il secondo tocco, lo prende Tommasi, poi però insiste ancora Negro, il pallone centrale, ancora Nesta, perde il contrasto, Tommasi deciso su di lui, poi però Nesta torna ancora sul pallone. Pancaro, centrale per Mancini, cerca il suggerimento, lascia scorrere Aldair perché c'è Consel alle sue spalle. Con i piedi Consel, Cafu.
quarto minuto del secondo tempo, 2-0 per la Roma. Zago cerca Del Vecchio. La Lazio ha cominciato come nel primo tempo, gestione della palla, ecco Nervi. Attenzione a Nervi, il pallone sulla sinistra, Salas è pronto a traversone, cambia tutto per Conceição che si coordina, mette ancora in mezzo. Roma molto all'indietro, Almeida prova a servire Conceição, palla d'oro. Consel è davanti ai Fumogeni, calcio d'angolo, Fumogeno che ha dato molto fastidio a Consel. Visto che è arrivato dalla curva della Roma, non è stato un gesto intelligentissimo, diciamo. No, così. È proprio da deficiente, scusate se lo dico, perché devo dire, i tifosi proprio al suo proprio portiere ha creato questo problema qua. Calcio d'angolo affigato ancora a Mihailovic, che è pronto a battere, grande mucchio in area, ma come al solito. Palla tagliata sul primo palo, dovrebbe essere ancora calcio d'angolo, forse però ha toccato Mancini sul primo palo, Mancini chiedeva calcio d'angolo. Io avevo visto una deviazione di Candelà, francamente. Sì, Candelà è stato quello che ha anticipato un po' il replay. Sì, ha toccato Candelà. È la corre. È pronto a rinviare ancora Consel. 5 minuti. Roma 2, Lazio 0. Lombardo è quasi pronto. Sale Del Vecchio, non arriva sul pallone ma dà fastidio. Allora Gautieri. Totti ha toccato male, aveva visto Alenicev, arriva lo stesso sul pallone. È cresciuto Alenicev dopo un inizio difficile. Tommasi si fa portare via il pallone ma era in difficoltà su Almeida, poi insiste ancora Tommasi, alla fine commette fallo, calcio di punizione, fallo su Almeida, anche Tommasi è uno che non molla mai. È una bella lotta tra i due, Grande scontro di centrocampo. Qui era intervenuto sul pallone ma si era aiutato prima con le braccia. Del Vecchio dà fastidio a tutti, anche nella punizione. Sempre Mihailovic sul pallone, pronto, si prepara Paolo Sergio per la Roma. Palla di Mihailovic per Almeida. Esce Totti, Nesta fa girare, arriva Negro. Dentro il suggerimento di Negro. Mancini dentro ancora per Conceição, uno contro uno Conceição, palla sul sinistro, morbido ma un po' arretrato il traversone, arriva comunque Vieri, si lotta, Zago, Almeida poi, meglio di lui Tommasi che commette fallo, in gioco pericoloso, calcio di punizione. Sì, Tommasi ha anticipato, battato col piede con la gamba tesa, il fallo c'era, eccolo qua. Siamo a tre fasce pettinate dall'area di rigore e dunque in zona Mihailovic. Praticamente 25 metri. È una lunga distanza, però per lui però è Mihailovic. Non è proibitivo. Attenzione perché così centrale lui colpisce l'interno sinistro sul palo alla sua sinistra, quello coperto dalla barriera. Punizione di seconda naturalmente perché per gioco pericoloso Mihailovic. Sì, ma era uscito Tommasi. Di seconda le ha tolto tutta la sua caratteristica. Palla ancora dentro, Consel, male, Mancini forse con un braccio. Si salva la Roma in questo caso, prova Totti, è da solo per il contropiede. Suggerimento centrale, si distende in contropiede, ancora la Roma con Alenicev, intervento di Almeida, si gioca ancora. Del Vecchio cerca un passaggio impossibile, era comunque in fuorigioco Gautieri, ancora si gioca però. La partita. Poi c'è un altro intervento duro, calcio di punizione questa volta. Parlo di Totti, la munizione per lui. Ho parlato troppo presto Fabio, che la partita, che i giocatori stavano aiutando l'arbitro, invece si sta incattivendo, perché sono state due o tre entrate un po' rude. Sai cos'è? Che secondo me Borriello ha scelto di lasciar correre su due falli e quando è così si crea una specie di escalation poi. Sì, l'ha lasciato un po' correre, sì, effettivamente. Ecco Nedved, la munizione c'è tutta, è entrato direttamente sulle gambe Totti che forse cercava il pallone ma certo non l'ha trovato. Aldair protegge l'uscita di Consel, Tomic, sguardo attento. Io azzardo una sostituzione, Boxi si è al posto di Mancini, tu non credi? E tre punte davanti. È una soluzione, 4-3-3, si ribalterebbero praticamente le soluzioni tattiche previste dalla regina. Palla di Mihailovic. Ancora lui. Salta il pressing di Del Vecchio, però gli dà sempre fastidio e quindi rallenta la manovra della Lazio. Poi Negro, buona opportunità, chiusura di Di Francesco, a letto Candelà. Totti, centrale sale Tommasi, arriva a sostegno anche sulla fascia, però Eusebio Di Francesco. Ancora lui,
palla che torna sul destro, grande Nessa nel recupero, buono anche nel contenimento del pallone dalla parte opposta con Seisao, arriva Candelà e mette in fallo laterale, nessuno toglie mai la gamba. Se ne sono andati 8 minuti 37 secondi, 2-0 per la Roma, Lazio a denti stretti. Sergio con Seisao, perde palla sull'attacco di Di Francesco e Candelà, poi Totti prova a girare, ancora Totti, sempre lui. Finalmente si vede che l'ha detto qualcosa per tenere la palla a centrocampo, perché stavano dando troppo all'avversario. Chiaramente Totti è quello che ha il compito di, tecnicamente, di tenere la palla. Ha provato un controllo a seguire Cafu che non ha trovato però invece lo spazio. Pancaro l'ha chiuso, riparte la Lazio. Mancini lancia lungo per Vieri che prova a mettere giù. Vieri controlla con il petto. Ancora Vieri, protesta il giocatore della Roma, chiedono un fallo di mano. Vieri fino in fondo, il traversone sul secondo palo. Salas è in ritardo. Era troppo lungo. Prova a recuperare però ancora Salas. Riesce a tenere il pallone in campo con un grande sforzo. Con Seisao dalla parte opposta. È tornato a centrocampo della Roma. Negro cerca uno spazio difficile, non lo trova, contropiede possibile. Sale Zago. C'è Del Vecchio nello spazio. Totti prende palla dentro per Tommaso. Un po' lungo il suggerimento, fallo di Tommasi, calcio di punizione. Ah, sono stato molto preciso al centrocampo nello scambio della palla, perché erano in superiorità numerica. Pensa che contropiede poteva fare la Lazio. Ecco il fallo. Anche qui Tommasi ha rischiato la munizione. Il pallone poi è per Conceição, fermato ancora da Di Francesco. Ancora con Seisao, Di Francesco è molto cresciuto nella ripresa da quella parte. Sì, viene a dare una mano forte a Candelà, perché con Seisao è quello che abbiamo detto nel primo tempo ha creato le più occasioni alla Lazio. 4-1, 4-1 della Roma, non è un prefisso telefonico, è il nuovo schieramento. Tommasi davanti alla difesa, 4 a centrocampo con Totti che torna e Del Vecchio, unica punta quando si difende. Con Seisao, Mancini, Vieri. Corridoio per Salas, forse un fallo di mano, giudicato involontario, Vieri nello spazio, Vieri sinistro, sul fondo ma di un niente. Una delle occasioni, dell'azione più bella della partita della Lazio, questa era veramente bella, perché vede, guardate come si smarca molto bene Vieri, che poi improvvisa il tiro, osservate, meritava il gol, dobbiamo dire la verità. Meritava il gol. È uscito di niente. Grande sinistro di Vieri. Che si coordina, questo poi è il suo pezzo forte, sinistro in corsa. Conse non sarebbe mai arrivato su questo pallone. No, perché è stato un tiro improvviso e quando è un tiro improvviso il portiere non può abbozzare la difesa. Gautieri, pallone allargato troppo, Candelà non può arrivarci, Totti neanche. Negro chiede palla ancora con Seisao, prova ad andare, Sergio con Seisao, subito dentro per Vieri, fa la sponda per Salas, controtempo. Allora arriva Nedved dalla parte opposta, la Roma balla un po' adesso. Nedved, Almeida, Mancini, rifiata Totti, ma arriva per primo sul pallone, dentro subito per Del Vecchio, Marchegiani abbozza l'uscita, poi deve rientrare, Del Vecchio contro due uomini, lotta Del Vecchio, messo giù. Ha commesso forse lui prima fallo su Mihajlovic. Sì, e fallo. Per questo Borriello ha lasciato correre. Sì, effettivamente, lui ha spinto tutti e due, era potentissima la sua galoppata, ma comunque ha fatto fallo lui. Negro con Seisao, accelera la Lazio, dentro il suggerimento, prova Mancini, detta ancora per Conceição, uno contro uno di Conceição, non c'è spazio, c'è invece la conclusione di Nedved, alta sopra la traversa. Nasce tutto da questa parte, dal suo uomo migliore in campo, perché Conceição è quello che sta creando qualcosa all'attacco, già nel primo tempo, e se la Lazio è furba gioca su di lui. Forse c'era fallo su Del Vecchio invece, sai? Dopo, prima ha fatto fallo lui, comunque l'ha intrattenuto sicuro. E comunque le immagini poi permettono a chiunque, come diciamo noi, di giudicare. Palla in profondità, prova ad arrivare Totti, il contrasto su Mihajlovic, poi Del Vecchio. Tommasi dentro ancora per Totti. Meno male che c'è il replay che possiamo rettificare. Totti furbo, commette fallo ai danni di Mihajlovic, calcio di punizione, chiede scusa. Del Vecchio interviene, la palla in fallo laterale, rimessa in gioco per la Lazio. Indicazioni dalle panchine, primo giro, Stefano De Grandis vicino alla Lazio. Ma soltanto grandi richiami per Conceição, che è l'uomo chiamato sempre in causa, anche però dall'allenatore a fare pressing oltre che ad attaccare, perché Di Francesco nel secondo tempo è cresciuto. Attenzione alla Lazio, poi sentiremo Giorgio Porra, la palla passa per Mancini che la fa girare ancora per Conceição. Arriva il traversone di Conceição, Zago ancora,
poi Totti mette giù, vuole controllare, ancora Totti cercherà l'apertura a destra, il movimento Alenichev, arriva la sovrapposizione di Cafu che parte veloce, lo vedrete scorrere ora accanto ad Alenichev, arriva ancora Alenichev per Cafu, altra sovrapposizione, si è fermato Alenichev e allora Cafu perde il tempo, Giorgio Borrà vicino alla panchina della Roma. Difficile capire l'intenzione di Zema che sta facendo scaldare Tomic e Paolo Sergio, ovviamente deve decidere anche lui, so quali sono gli inviti che partono dalle panchine, dalla panchina e tutti sono rivolti ai portatori di palla, giocare la palla di prima, lavorare di più sul possesso proprio per non elevare troppo il ritmo. Candelà cerca del vecchio, trova Mihajlovic, poi con Seisao, il pallone è dentro, ancora per Nesta che vuole accelerare, suggerimento uno contro uno di Zago e Vieri, Zago in chiusura, Aldair su Salas, lo aggira Aldair, ancora Aldair in verticale e poi Nesta, ora la Lazio sta crescendo. Sì, sì, sta accelerando il ritmo, guarda qua. Zago fuori tempo, palla dentro per Vieri che si coordina, non riesce a far passare il pallone. Zago, Aldair. È un gigante Zago nella difesa della Roma, attenzione! Posizione regolare, va Del Vecchio, posizione regolare, Nesta superato, Del Vecchio è tutto da solo, Del Vecchio messo giù. Ai 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 ai. Io vorrei rivedere bene perché non so se è stato lui che ha preso la mano del giocatore avversario. Attenzione a Mancini, fa girare Nedved, palla all'indietro, prova Pancaro, sul destro, fermato, gioco regolare, allora può ripartire ancora la Roma, vantaggio numerico, possibilità di contropiede, 4 contro 3, l'apertura è per Totti, dentro c'è Del Vecchio, sale Totti, 4 contro 2, Totti sbaglia il contrasto, poi viene messo giù, calcio di punizione. Incredibile la partita, velocissima, straordinaria, un'emozione a non finire, attacchi contro attacco, rovesciamenti di fronte straordinario. Ecco le replay del precedente intervento, il rigore c'è. Probabilmente c'è, almeno a quanto si vede la mano c'è. Forse Del Vecchio ha accentuato la caduta, per questo sì. Borriello non l'ha data. Sì, ma perché lui ha perso l'equilibrio, ha perso la palla e allora a quel punto ha approfittato, si è buttato per terra. Però le immagini sul contatto sono abbastanza inequivocabili. Sostituzione. Ecco la sostituzione. Esce Salas ed entra Boxic. Una sostituzione abbastanza strana perché Boxic come attaccante va più nello spazio e Salas invece è uno che nello spazio stretto e di spazio non ce n'è tanto. No, probabilmente succederà qualcosa perché entra anche Lombardo. Esce con Seisao dentro Lombardo. Ma allora vuol dire che io non capisco più di calcio perché ho detto che con Seisao era quello che faceva tantissimi cross. Salas non è contento di uscire, Stefano De Grandis. Neanche così, Sao. No, non è assolutamente contento. Reazione ovviamente di sconforto anche la Lazio sotto i due gol. Attenzione a Totti. Destro dentro per Candelà, uno schema. Candelà prova a mettere ancora a centro Marcheggiani, trova palla, finisce il concetto Stefano. Non era assolutamente contento, non è venuto a dare la mano a nessuno, ha chiesto semplicemente la tuta, è andato via più tranquillo con Seisao, sebbene rispetto a Salas abbia in fondo prodotto di più. E adesso c'è Della Pegna anche che si prepara. Alenichev in mezzo al traffico prova a far girare per Cafu, non controlla Cafu, poi in un secondo tempo sì, dentro per Tommasi, ora sta un po' calando la Lazio a centrocampo nel pressing, ancora Tommasi tiene palla, vuole farla girare, sempre lui Tommasi aspetta l'inserimento di un compagno, arriva Totti, Candelà in sovrapposizione, il suggerimento per Di Francesco in area di rigore, si allunga troppo il pallone, poi la palla è ancora in gioco, Candelà si gira sul destro, Candelà vince un contrasto, lotta ancora e alla fine guadagna rimessa laterale sul tacco di Lombardo, grandi applausi per la grinta di Candelà, anche il sindaco di Roma Rutelli un po' perplesso, lui è laziale. Totti dentro ancora, posizione regolare, anzi no, fuori gioco, segnalato il ritardo di Del Vecchio. Sì, incredibile, Del Vecchio si è trovato lì, ha toccato la palla leggermente con la testa e poteva essere gol. Sta giocando molto bene Totti perché si vede Totti, che Totti, grande controllo, spinto, calcio di punizione. Totti ha controllato il pallone perché Del Vecchio stava tornando dal fuori gioco. Ma ha capito, ha recepito bene il discorso, vedete che sta cercando di organizzare il gioco, cosa che la Roma nel primo tempo non organizzava, pur vincendo 2-0 ha fatto i gol, però non stava, buttava molto via i palloni, adesso un po' meno.
Adesso prova a credere nel recupero la curva della Lazio, sale l'incitamento, ma incessante, quello naturalmente della curva sud della Roma. Palla alta, prova ad arrivare Cafu, ecco Vieri, gira subito con il sinistro per Nedved, accelera Nedved, quasi sul fondo, pronto al traversone, secondo palo, c'è Lombardo, ma c'è Konsel. Grande, ed è uscita di Konsel, sono veramente straordinaria, guarda. Ferma Almeida ancora di Francesco, poi prova Totti, riesce a far passare il pallone, Negro in fallo laterale, non molla mai Totti. La Roma sta lottando veramente con grande entusiasmo, ha capito che può portare il risultato fino in fondo così, ma la Lazio possiede il giocatore, adesso un po' meno perché ha tolto due giocatori che stavano, secondo me era molto pericoloso, soprattutto con Sessão che creava molto gioco sulla destra. Non ha cambiato atteggiamento la Lazio, aspetta un po' e tiene le punte molto alte sperando di sfruttare lo spunto in velocità naturalmente di Boxic. Negro vince la guerra di posizione con Totti, anche se ho usato un termine non dovevo usare, fuori gioco di Del Vecchio. Per un pelo, Del Vecchio sta molto in fuorigioco perché lui gioca sul filo del fuorigioco, appena parte la palla, se lui non è sincronizzato con la partenza del pallone, vedete? Non c'è fuorigioco. Questa volta mi sembra di no, dalla linea nostra no. Pallone conquistato da Cafu che poi prova a salire, altro calcio di punizione. La Roma sta giocando veramente in contropiedi e la Lazio è molto in difficoltà. Totti, Candelà, Di Francesco, Totti, Candelà, Aldair, Lombardo, poi il pallone per Tommasi, Mancini, Vieri, all'indietro per Almeida, pallone allargato per Pancaro, uno contro uno, Pancaro, il pallone termina sul fondo, ci sarà rimessa dal fondo per la Roma. Non riesce più niente alla Roma, alla Lazio, perché sicuramente ha perso quella tranquillità. E anche un po' calata fisicamente, secondo me. Sì, probabilmente. Secondo me io non ho capito bene la sostituzione, Fabio. Devo dire con molta sincerità. È pronto il rinvio Konsel, ma lui, credo, Eriksson volesse dare un po' più di freschezza. Tatticamente sì. Non è cambiato nulla, di fatto. Salas non è che stava giocando molto bene, però è sempre un uomo che può creare da un momento all'altro. Poi soprattutto ha caratteristiche molto diverse da Boxic. Palla per Aleniev. Fermato, ecco il 4-4-2 della Lazio, va Boxic, dentro c'è Vieri, Boxic uno contro uno, Boxic in area di rigore, Boxic lo spunto, lo chiude Zago, ancora Boxic uno contro uno, Zago ancora, rimessa dal fondo, super Zago. Un gigante nella difesa, il giocatore della Roma veramente nel primo tempo sembrava una calamita, tutti i palloni vicino a lui, era veramente intercettava tutte le palle e adesso nel secondo tempo anche, molto bene, tiene molto bene la posizione. 22 minuti nel secondo tempo, 2-0 per la Roma. È un risultato che soddisfa sicuramente Fiorentina, Milan e tanti altri. Calcio di punizione, fallo su Aldair, è pronto Paolo Sergio. Giorgio Borrà probabilmente, forse, non so, sa già il posto di chi prenderà, comunque basta aspettare un secondo e lo sapremo, probabilmente prenderà il posto di Galtieri che è un po' calato, però Paolo Sergio dovrà fare lo stesso gioco di copertura sulla fascia. Anche perché Nedved nel secondo tempo ha cominciato a agire molto sulla sinistra. Sì, Di Francesco, palla dentro per Tommasi, corridoio, non arriva Nesta, arriva Marcheggiani. Sale Zago. Come al solito. Nesta è un po' in difficoltà questa sera perché il centrocampo copre un po' meno. Sì. E allora la difesa è presa fronte a fronte in verticale ed è più difficile naturalmente intervenire, allora cercare sempre l'anticipo, no? Sì, effettivamente poi uscirà Galtieri forse. Sì, sì, esce Galtieri. Dunque non cambia nulla tatticamente, Paolo Sergio dovrà andare in copertura, però dovrà stare attento, ma lui ha giocato a centrocampo anche in Germania. Sì, ma anzi sarà più pericoloso l'attacco della Roma perché Paolo Sergio è più propenso al contrattacco, dovrebbe essere così in teoria, in pratica poi non sappiamo. Standing ovation per Carmine Galtieri, un applauso generale, ha fatto un bel lavoro oscuro nel primo tempo, Fabio. Ha fatto un grande lavoro di copertura sicuramente Galtieri, è stata la mossa tattica per adesso vincente della Roma. E entra anche Della Peña. Dentro Della Peña perché serve più fosforo
Però chi uscirà? Mancini forse. Stefano De Grandis, lo vedo già pronto. Stefano. Sì, credo che uscirà Mancini per Della Peña, prova l'ultima carta. Mancini che aveva deciso tutti i derby dell'anno scorso, almeno due era stato fondamentale, che aveva dimostrato nelle altre occasioni di non sentire il derby, di giocarlo da agnostico, da giocatore che sentiva eventualmente un altro derby e sapeva dire la sua. Palla controllata da Aldair, poi il pallone girato per Totti, ancora la Roma che prova ad andare in contropiede, ancora una volta Del Vecchio, duello in velocità, Nesta lo mette giù, calcio di punizione. Era il vantaggio Del Vecchio, perché stava già impossessando della palla e Nesta ha fatto un fallo. Serataccia per Nesta questo. Serataccia. Si arrabbia Nesta, calcio di punizione, Del Vecchio ha vinto quasi tutti i duelli in velocità. Sì, sì, è stata una grande serata, ecco Mancini che esce. Mancini mi sembra più tranquillo, Stefano De Grandis, è vero? No, è neanche un po'. Stefano non era tranquillo per niente, sembrava credo che fosse tranquillo, cioè non era arrabbiato per la sostituzione, diceva semplicemente avremmo dovuto fare questo anziché l'altro, ma c'era talmente un coro assordante di fischi che capire quello che diceva era difficile. Attenzione, Battotti cerca la porta, trova Marcheggiani, poi Tommasi all'indietro, prova a salire Cafu, corridoio per Tommasi, si gira Tommasi, buono spunto, prova poi il sinistro deviato, c'era un calcio di punizione, ha fischiato Borriello, c'era un fuorigioco segnalato, anzi no, qualcos'altro, perché c'è Guardalina che sta richiamando Borriello. Ecco, infatti Marcheggiani va anche a sentire, c'è qualcosa, forse un pugno o qualcosa di irregolare, infatti il Paolo Sergio forse è... no, credo che sia uno della Lazio, perché altrimenti Marcheggiani non si arrabbierebbe così. No, Paolo Sergio è un indiziato, espulso Paolo Sergio. Giorgio Borà, Mihajlovic fuori anche. Probabilmente viene sfuggito, ma Mihajlovic e Paolo Sergio sono scalciati a terra alla fine dell'ultima azione. Il guardalino ha visto tutto e ha richiamato l'attenzione di Borriello. 10 contro 10. Beh, non si può dire che Paolo Sergio abbia giocato una grande partita, perché poverino, se è in campo neanche 60 secondi. Forse. Ma dimmi te, se una squadra che sta vincendo 2-0, un giocatore va a creare questa... E pensare che per fortuna della Roma che va espulso anche Mihajlovic, perché sennò c'era da multare Paolo Sergio. Ecco, vediamo l'azione. Ecco il duello. Trattenuto, fin qui direi tutto regolare. Beh, insomma, l'ultima trattenuta non tanto regolare. Poi finiscono a terra Mihajlovic, Paolo Sergio. Mihajlovic, Paolo Sergio. Sì, ma non è la cosa espulsione. Non è la espulsione, dai. Sono caduti insieme. Se ne vedono di molto peggio. Cioè, in questi casi uno stigmatizza sempre, però qui mi sembra francamente si trattasse di uno scambio, certo non di complimenti, ma insomma di gioco. Stefano De Grandis da bordo campo. La Lazio con tutte e tre le sostituzioni fatte è costretta adesso a giocare nella difesa a tre. Lombardo deve partire da più indietro, ma non gli ha detto di fare il terzino. Zago ancora guadagna, rimessa dal fondo. Lombardo sta sul centrocampo, lo sta dicendo. Eriksson lo sta facendo capire. Difesa a tre. Nesta fa il centrodestra, Negro il centrale, ora si scambiano. Negro fa il centrodestra, Nesta il centrale e Pancaro il centrosinistra. 3-4-2. Beh, l'unica cosa che ha tolto Paolo Sergio dalla Lazio è che se capiterà una punizione non ci sarà più pericolo, almeno da Mihajlovic. Però la Roma ora ha molto da perdere sulle fasce, perché la Lazio avrà nettamente più spazio adesso da quella parte. Palla per Zago. Del Vecchio mette fuori perché c'è un giocatore a terra, Cafu, che ha subito un colpo. 28esimo, ecco il replay. Scontro. Beh, con Boxic ha avuto la peggio Cafu. Non farebbe altro che ritirare leggermente sul centrocampo Totti e lasciare Del Vecchio avanti e allargare a Lenice. Anche se a Lenice in fase di copertura non dà magari le stesse garanzie, sì. Però certo è una mossa necessaria in questo momento. Aldair, ecco il rinvio, sale Totti per disturbare, calcio di punizione, già battuto Pancaro, ancora in profondità per Boxic, poi il controllo sulla destra di Del Vecchio che prova a far girare ancora pallone, sbaglia però il tocco Cafu, allora Boxic si gira, apre per Lombardo, spazio da questa parte, prova ad andare Lombardo, il taglio di Vieri, servito Vieri in area di rigore, si gira uno contro uno, il traversone arretrato, Candelà,
i tifosi della Roma, siccome sono dietro la propria porta di Kozel, quando c'è un rinvio così è una liberazione e un applauso generale. Paolo Sergio segue la gara, certo una serata veramente da dimenticare per lui. Prova intanto Nedved, palla tagliata, fuori gioco di Vieri. Ecco, Nedved ha avuto molto più libertà nel secondo tempo, però soprattutto non è adesso, sì. Soprattutto adesso, però prima anche già Gautier l'aveva, infatti la sostituzione di Gautier forse anche c'era questo motivo, perché lui era più libero del primo tempo. Tanto 560 spettatori superati, i 3 miliardi di incasso, 3 miliardi e mezzo. Palla per Totti, destro immediato sul fondo. Ragazzi, se voi siete bambini, state imparando a giocare a calcio, avete visto come si tira a tenere la palla a raso terra con una precisione incredibile di Totti. Vedete la bellezza di coordinarsi bene e a fare i passi corti, tirare la palla a raso terra, veramente straordinaria l'esecuzione. Aldair sale di testa, perde il primo contrasto, poi Zago ancora in profondità, passivo il fuorigioco di Del Vecchio. Marcheggiani sul pallone, 30°, 2-0. Sì, che stanco Del Vecchio, intanto si fa una riposatina in fondo. Palla ancora per Di Francesco. Vedete che la Lazio si è affidata più della Roma sui lanci lunghi, ma la Roma si è affidata ai lanci lunghi più del solito. Ancora. Come adesso, ancora Del Vecchio, ha fiato per correre, Nesta su di lui, Nesta lo contiene in qualche modo. Rimessa dal fondo, l'ultima toccare Del Vecchio, ce la faceva più. Ha fatto un errore Del Vecchio, perché ha voluto allungare la palla mentre De Nesta aveva già aveva rallentato, lui poteva tenere la palla e tentare diversamente un dribbling. Palla alta, arriva di testa Candelà che resta in aria, poi Alenichev. E stranamente la Roma non gestisce la palla, è incredibile. E anche a merito del pressing della Lazio, Vieri, inguardabile il tocco. Allora il pallone per Totti, aggredito. Allarga Totti per Cafu, Totti prova a far girare il pallone. Alenichev. Si va un po' a chiudere. Tommasi cerca Cafu. Cafu non aggancia bene. Stirato. O no? Forse si è fatto male. No, forse per... Forse è una distorsione mettendo giù la gamba. Forse è una finta perché già è stoppato male la palla. No, però sta zoppicando, Sì, zoppica ancora. Nedved, ha ripreso Cafu. Della Pegna, dentro per Vieri, ancora Boxic, poi fermato, sempre Boxic. Almeida, altra palla dentro, Lombardo la controlla, cerca l'uno contro uno, va in chiusura Candelà, ancora Lombardo, raddoppio di marcatura, Lombardo per vie centrali, Boxic si accentra, lo prende Aldair, poi Della Pegna, preso anche lui. Allora prova a ripartire la Roma con Di Francesco, Negro in verticale, c'è Lombardo. Ho paura che Cafu falla sul fondo. Cafu si è fatto male, sì. Sta zoppicando vistosamente e penso che se non è un stiramento... Poco ci manca, Cafu... Dove tocca? Sì, ha sentito... Vediamo dove tocca. Gamba sinistra, non ha messo male il piede credo, quindi dovrebbe essere proprio risentimento muscolare. Sta toccando la coscia. Lui ha avuto problemi muscolari per buona parte della stagione. Sta zoppicando, sta tenendo la posizione. La Roma mi pare che non può più fare sostituzioni, no? O ancora può? No, la Roma può. La Lazio non può. Della Pegna. La Roma ha sostituito solo Paolo Sergio, che è entrato a posto di Gautier. Della Pegna. Corridoio centrale, Vieri, si prepara a Quadrini, Almeida allarga, ecco Pancaro, uno contro uno, cross, mette fuori Aldair, contropiede possibile, Totti ci vuole pensare su, intelligente, va nello spazio ancora Del Vecchio, Totti con il sinistro questa volta non ce la fa a servirlo, è stanco anche lui, c'era Lenichev dalla parte opposta che chiedeva. E si arrabbia Zema, ha ragione, perché non si deve buttare via la palla così si stai vincendo 2-0 e tenere il possesso di palla. Prova ancora la Lazio, dentro il suggerimento, Zago in chiusura. Di solito. Cafu non ce la fa più. Alenichev. Del Vecchio, uno contro uno, solido duello con Nesta. Raddoppio vincente di Nedved per Marcheggiani. La Roma ora cercherà di mettere il pallone fuori perché praticamente sta giocando in 9, Cafu non ce la fa più, lo vedete. Stretto i denti, ma evidentemente il risentimento è più serio del previsto, più serio
e quanto si possa supportare. Boxic prova, ha fermato in qualche modo Aldair, poi Zagnolo. Batte profondo, ancora per Del Vecchio, Nesta bene. Pallone per Della Pegna, prova a girarsi Della Pegna, a puntare gli avversari, ancora Della Pegna. Intelligentemente è andato Alenicev sulla fascia perché Cafu è andato in mezzo solo a far numero. Guarda. Pancaro dentro, Nedved, palla buona, sinistro, e rete di Christian Thierry, 2-1. Grosso sbaglio della Roma non sostituire Cafu subito, perché da quella parte è nato il gol. Cafu era andato centrale, l'Alenicev non ha contenuto la poi Nedved è già andato molto bene e adesso la partita è riaperta. 34 minuti, ora la Lazio giocherà 10 minuti naturalmente di super intensità per cercare di recuperare. Ecco il replay, Nedved è proprio nella zona di Cafu, vedi che non riesce ad allungarsi per fermare il traversone, in qualche modo Consel, poi Vieri, facile fatto. Queste sono ingenuità che si pagano, sono ingenuità che si pagano, perché Cafu era completamente inutilizzato sulla parte destra, stava camminando e da quella parte è andato poi il gol, è chiaro. Una curiosità, questo è il 24esimo gol segnato da Vieri in carriera negli ultimi 15 minuti, negli ultimi 30 minuti, 17esimo negli ultimi 15 minuti. Tommasi lotta, ora la Lazio cercherà di spingere la disperata in questi 10 minuti. Ancora Della Pegna, l'apertura è dentro, prova Vieri subito, Vieri dentro ancora, Lombardo fuori gioco. Segnata Almeida, ma gioco fermo. Sembrava buono quasi da qua. Ora si è ribaltata la situazione. Sì. I tifosi della Lazio sperano e credono, i tifosi della Roma vivono un attimo di terrore. Ammutoliti. Beh, ha ragione, sai, è una partita già praticamente 2-0, portava a casa, mancano pochi minuti. Adesso c'è una ripresa della Lazio che sarà dura per la Roma negli ultimi minuti. Prova Lombardo, il pallone dentro, Vieri lotta. Tommasi riesce nel traffico, poi il fallo, calcio di punizione. E qui è colpa sicuramente del centrocampo della Roma, buttano via la palla invece di... Totti ancora dentro per Del Vecchio, uno contro uno, Del Vecchio prova a servire Alenicev con un colpo di tacco, Alenicev arriva in ritardo, possibilità ancora per la Lazio che cambia marcia, c'è Nesta che spinge, suggerimento in verticale, riesce però a intervenire Candelà e allora la Roma dalla parte opposta, vedremo 10 minuti di grande spettacolo, Totti dentro, Tommasi, le squadre sono anche stanche. Palla dentro per Di Francesco che prova a tagliare, taglia fuori Nesta, Nesta ancora lo mette giù, ultimo uomo, calcio di punizione, rosso. È giusta la considerazione. Nesta prima sotto la doccia, Lazio in 9. È giusta la considerazione dell'arbitro, era l'ultimo uomo, l'ha agganciato di dietro, c'è poco da dire, non c'è poca discussione da fare. E questo forse è la svolta della partita, Fabio. Non è tanto convinto Nesta, però dalla nostra posizione sembrava. Pancaro è andato lì a dire ero io che recuperavo. Io non discuto il fallo, eccolo qua, vediamo. Il fallo qua è nettissimo, guarda, lo trattiene, poi lo prende anche con la gamba. Sicuro. Espulsione giusta. Guardate, ci vediamo ancora. Di Francesco è solo davanti alla porta, ultimo uomo, non ci sono dubbi, credo, non ci sono dubbi. Nessuno può. Vedi che Pancaro non poteva mai recuperare su questo pallone. Poi era più indietro, non ci sono dubbi. Forse ha anche toccato il pallone Nesta, ma il fallo sì, mi sembra... Sì, però il calcio indietro che lui ha dato, col tacco lui ha recuperato e ha neutralizzato la cosa di Francesco. Zona Totti, fallo preferito, quello alla destra di Marcheggiani. Più vicino alla mezzaluna, questo veramente è un'occasione d'oro. Nesta non vuole neanche le telecamere. No, momento di nervosismo comprensibilissimo. Va Totti, barriera, Totti ancora, barriera, poi possibilità di contropiede subito per la Lazio, Aldair, ancora la Lazio che prova, Zago lascia scorrere Consel, 38 minuti, tensione palpabile qui all'Olimpico. Stefano De Grandis da bordo campo. Eriksson ha chiesto a Lombardo di fare uno dei tre marcatori centrali, quindi posizione assolutamente atipica per Lombardo. 3-3-2, questo è lo schieramento della Lazio. Va Del Vecchio che ha lottato come un leone, negro anche lui un po' stanco, in fallo laterale, rimessa in gioco per la Roma che ora in questi ultimi 7 minuti è in vantaggio numerico, in vantaggio di risultato, 2-1, ma è un derby bellissimo. Di Francesco. Pallone aperto ancora per Candelà.
bellissimo perché teso, anche se solo a destra Lenisher, completamente solo la parte destra, perdono la palla, brutta palla persa da Candelà, vantaggio numerico per la Lazio, prova ad andare Almeida, possibilità per Boxic, recupera Totti con un fallo, calcio di punizione. Poi Totti viene colpito da Almeida. Beh, io dico una cosa. Non l'ha colpito così forte. Sì, però Almeida non doveva neanche spingere. Hai ragione. Hai perfettamente ragione. Non stava facendo niente lui. Questo è un gesto abbastanza inutile. Ecco, vediamo. Lui ha toccato la palla, giustamente. Davanti al pallone, gomitatina. Evitabile. Calcio di punizione. Totti più che altro, Totti non si è accorto neanche che sta arrivando Almeida. Stanno ancora discutendo. 9 contro 10, 39 minuti, 2-1 per la Roma. Prova della Pegna. Mi sembra più fresca la Lazio. Va della Pegna, trova Totti, anche del vecchio a difesa, ora del risultato. Ancora della Pegna, prova a far girare. Roma in difficoltà quando viene aggredito sull'esterno. Nedved cerca attraversone verso Viali, la palla sbuca sul fondo. Guardate Cragnotti. È stato molto bravo sia Aldair che Zago a trattenere, praticamente a coprire il pallone, e così né Vieri né Boxi già visto la palla arrivare. Quasi 40 minuti, 39 minuti, 33 secondi, Roma 2, Lazio 1, ma la Lazio anche se in 9 viva. Cardio Palma, da Cardio Palma questa partita, amici. Palla tagliata, fallo su Totti, travolto letteralmente da Almeida. Almeida secondo me è andato punitivo sull'occasione precedente. Sì, sì. Va bene Borriello in questo caso a cercare di mantenere la calma, però vedete che Totti aspetta Almeida. Beh no, il fallo non è, ma sì, ma il fallo non è così grave. No, ma ha dato anche un pugno nella nuca di Totti. Scintille, questo l'ho visto benissimo. Scintille. L'ho visto benissimo. Ha voluto fare una vendetta qua. Il derby è il derby. Bisogna dire che comunque, malgrado le tre espulsioni, il derby nel complesso è stato corretto, insomma, mi sento di dirlo. Candelà, di Francesco Totti, Candelà cerca il suggerimento profondo, invece di far girare il pallone, Del Vecchio arriva sulla palla, ma nessuno lo può giocare. Ha ragione lui voleva fare un assist a Lenic, ma non ha seguito il pallone. Della Pegna. Ora Totti fa il laterale sinistro a centrocampo, il pallone filtra però. Vieri! Cercato un sinistro da centrocampo qua. Sì, è la disperazione di voler pareggiare, succede sempre così, no? Quando una squadra deve pareggiare uno tira da tutte le posizioni, anche dalla linea di fondo, che è uno sbaglio, perché bisogna avere una calma olimpica per giocare in queste partite per recuperare. Palla all'indietro per Consel. Consel rinvia lungo, non ha gestito bene neanche questo pallone la Roma. Prova ad andare Del Vecchio, poi Totti mette giù a Domestica, possibilità di lancio per Alenicev, arriva Quadrini veloce, Alenicev lo vede dentro per Quadrini, Quadrini quasi sul fondo, cerca un dribbling, Quadrini guadagna calcio d'angolo. Nel momento del dribbling lui ha perso il controllo della palla e la gamba mi pare di Nedved che lo ha disturbato regolarmente. Calcio d'angolo per la Roma, 42esimo, 2-1. Attenzione. Palla all'indietro, ancora la Roma. Alenicev, le sue finte, non riesce a liberarsi. Poi non è granché il cross, c'è ancora rimessa laterale. Questo fa perché fa dar respiro alla difesa. Così fa andare Tommasi nello spazio. Ancora Alenicev, guizza via. Contrato regolarmente, non c'è fallo, Guardalina era lì. Allora possibilità per la Lazio di ripartire, lanciato in profondità Vieri, preso. Grande giocata di Candelà qui. Suggerimento centrale, Alenicev in area di rigore, Alenicev, palla piena, nettissimo intervento sul pallone. L'arbitro è molto ben postato, era vicino, ha visto molto bene, il pubblico ha gridato ma non ha ragione. Ecco il replay, va Almeida, bene, palla piena. Sì, poi sì. Con la gamba di richiamo, ma palla piena. No, assolutamente, ha preso una grande occasione perché Alenicev adesso sta diventando l'uomo importante di questa finale di partita. Da quest'ultima inquadratura non si vede benissimo, però è palla piena. Pronto ad andare Alenicev. Palla nel mucchio. Si coordina Totti, arriva prima Lombardo. Poi deve trovare l'anticipo Candelà. Aggredito da Boxic. Prova ancora Candelà. Dentro, pallone giocabile.
arriva dalla parte opposta, sempre Lenicev, cross del Vecchio di testa, c'era Totti liberissimo dietro di lui, non l'ha visto, le ha rubato la palla involontariamente, c'era Totti, attenzione adesso la Lazio in contropiedi, riparte subito Aldair in zona offensiva, uomo in più per la Lazio, Roma che si fa cogliere fuori, c'è Lombardo che aggredisce a destra, prova ad arrivare ancora Lombardo, ecco il traversone, consecchiamo palla, arriva, brutta botta ricevuto da Vieri, Consel è arrivato in ritardo Vieri e non chiede neanche scusa. 43 minuti 27 secondi, Roma 2 Lazio 1, ultimo giro dalle panchine, ultimo giro dalle panchine, tutti in piedi ormai, Stefano De Grandis vicino alla panchina della Lazio, sensazioni? Beh, sensazioni quelle che puoi immaginare, tutti ammutoliti, ovviamente questi secondi sono secondi preziosi anche per la Roma che nonostante abbia un uomo in più ovviamente può far trascorrere il tempo e puntare poi sul nervosismo della Lazio, nervosismo crescente oltre che in campo anche ovviamente in panchina, puoi immaginare le proteste su ogni volta che un romanista cade a terra. Giorgio Borrà. Zeman fuma nervosamente, quando non lo fa o parla con Gautieri come in questo momento, si affida al mestiere dei suoi giocatori più navigati, ha chiesto al Aldair di far... di usare la sua leadership per organizzare la difesa, Di Francesco di proporsi come riferimento di centrocampo. Ecco intanto i traversoni, vedete che dal fondo la Lazio è arrivata due volte, la Roma mai praticamente, sì. E ha crossato anche di più la Lazio da tre quarti, la Roma palla al piede, rasoterra in verticale, così sono arrivate le palle più pericolose. Ecco il pallone profondo di Consel, sale per l'ennesima volta del Vecchio, trova Totti, Totti contro due uomini, Totti ancora con Lenicev in movimento, taglia la parte sbagliata Lenicev, pallone per lui, dentro l'area di rigore, Lenicev, tiene palla, ancora Lenicev, lo spunta, Lenicev, Lenicev, allora Totti, salvo sulla linea, Totti, Francesco, Totti, 3-1, è incredibile, dopo aver sbagliato due volte il gol, è riuscito nella respinta, Totti ha segnato chiudendo la partita, una partita di una sofferenza per i romanisti nel finale perché c'era tutta la possibilità del pareggio. È stato molto bravo Lenicev, però ha sbagliato perché ha tentato troppe cose, qui naturalmente voleva dribblare il portiere, poi attenzione Totti, a Totti, Totti ribattuta. Ho un dubbio che abbia toccato la palla col braccio sinistro. Si reclamano i giocatori laziali. Sì. Ho un vediamo dubbio. Se ha toccato veramente con la mano. Vediamo ancora. Qui Alenice fa una grande giocata su Lombardo che peraltro difensore non è. Da qua secondo me capiamo, C'è il tiro. Allora, di primo tiro. Respinta. Ah, peccato. Il nostro cameraman ha seguito l'azione. Peccato. Da qua forse. Vediamo. Forse sì. Ribattuto. Non si capisce. Non si capisce. Il dubbio resta. Il dubbio resta concreto, devo dire. Però le immagini non aiutano al 100%, ognuno può giudicare per conto suo. Noi diciamo sempre così, è un po' difficile capire. L'impressione dal primo replay, che poi magari vedremo anche nel dopo partita, è che Totti si sia aggiustato il pallone col braccio sinistro. Sì, dà impressione perché l'ha respinta, la palla lì si è alzata molto. Attenzione a Boxic, palla dentro, prova ancora la Lazio, 9 contro 10, Nedved fermata e c'è rimessa laterale. Eccolo qui Totti con uno sberleffo sulla maglia per i tifosi della Lazio. Totti non aveva fino adesso mai vinto il derby, che ancora si gioca però, Consel con un pugno, Totti del Vecchio movimento. Palla per lui, taglio di Marcheggiani che arriva prima, Negro, Pancaro, i tifosi della Lazio si fanno sentire e urlano che comunque la Lazio vincerà lo scudetto, malgrado la sconfitta che sta maturando, la Lazio resta in testa al campionato con pieno merito, anche se il Milan si è fatto un po' sotto, 4 punti. Beh, per il campionato è una bella cosa, per la Lazio è una brutta cosa, per la Roma anche stupendo. Pensare quanta gente sta gioiendo di questa vittoria della Roma, perché attenzione della Peña. Eh sì, molti della Roma gioiscono, molti della Lazio, immagino anche a casa quelli che non sono riusciti ad arrivare allo stadio perché i biglietti hanno finiti, saranno veramente con il morale sotto i tacchi. Adesso le cose vanno tutto male per la Lazio. Eh sì, ormai ha mollato anche emotivamente.
Non lo so, fino a che punto le sostituzioni di Eriksson siano state giuste. Boxic non ha fatto nulla. Devo dire con tanta sincerità, perché Salas era un giocatore che nel finale di partita sul 2-1 poteva essere veramente importante. Mancini poteva starci anche la sostituzione, ma secondo me forse c'è uno sbaglio. Pallone ancora per Candelà, che fa girare per Aldair, aggredito ancora da Vieri che non molla mai. Prestazione di grande orgoglio di Vieri. Palla poi giocata in profondità da Quadrini. Arriva la lettura di Pancaro. Pancaro cerca la profondità e non la trova. Poi il pallone che viene girato. Arriva ancora sul filo del fallo laterale. Boxic, rimessa laterale per la Roma. Ora i tifosi della Roma fanno festa. Moggi invece già vanno via. I tifosi della Lazio. Boxic si gira, Boxic ancora, punta, non riesce a entrare per un'area di rigore. Allora Tommasi, Del Vecchio messo giù, Della Pegna, palla buona, Vieri in fuorigioco. Fuorigioco di Vieri. 49esimo minuto e si gioca. Vero derby, eh? Ormai è qualche anno che a Roma si vede sempre una partita di intensità incredibile. Sì, ma se noi pensiamo che sono state 6 gol l'altra volta, adesso 4. Attenzione ancora! Di Francesco prova ad andare, c'è la chiusura, poi Totti. Ancora Totti, Aldair. Punitivo l'intervento di Almeida, secondo me su Totti. Segue Quadrini per la Roma. Candelà intanto si va a sincerare delle condizioni di Totti. Alenishev, 1-2. Alenishev è diventato l'uomo importante l'ultimo play. Nel finale sì, Alenishev dentro per Candelà. Totti si è rialzato, niente di grave. Arriva ancora Candelà, dentro per Di Francesco, fuori per Tommasi. Si allunga il pallone, poi prova al destro, ha controllato male, ha tirato peggio, palla sul fondo. La Roma in un colpo solo toglie 3 punti alla Lazio possibili, fa avvicinare la seconda in classifica al Milan e soprattutto, cosa più importante, si avvicina a 3 punti dal Parma in zona Champions League. È stata una bella partita, una partita tutto sommato comunque, Giuseppe, equilibrata per partita, molti tratti. Una partita emozionante, piena di occasioni, di giocata veramente molto bella, di entusiasmo. Dobbiamo dire che la Roma ha meritato, perché nonostante tutto quello che ha creato più, ha concluso più le occasioni che ha avuto, e naturalmente la Lazio ha sbagliato. Secondo me uno sbaglio clamoroso quella sostituzione di Salas e Conceição, perché per me, io penso come vuole, Conceição era l'uomo che poteva scardinare la difesa. La sostituzione con Lombardo non ha fruttato niente.